Quello che fino a ieri sembrava un sogno oggi diventa realtà. La Grotteria firma un contratto di 9 anni con l'Atletico Attivova. Iniziati i lavori ai campi Tocia. Messeri promette erba sintetica fumabile, porte in titanio e spogliatoi in mosaico con piatti doccia in avorio. Sorrentino saluta tutti gli iscritti alla decima Tocia Cup. Buonasera a tutti i nostri affezionati web ascoltatori. Questa è un'edizione straordinaria di Tocia News 24. Non perdiamo tempo, iniziamo subito con la notizia del giorno. La Grotteria firma un contratto di 9 anni con l'Atletico Attivova. Questa è l'indiscrezione che vi stiamo dando ormai da qualche ora e che adesso vi mostriamo. La Grotteria ai microfoni Tocia News 24. Cristian, buonasera. L'obiettivo quest'anno è quella di vincere il titolo. Quali sono le tue prime impressioni da giocatore dell'Atletico Attivova? La squadra Amaranto è sicuramente una delle tifoserie più importanti del nostro torneo. Pensi che la squadra possa risentire un pochettino di questa pressione da parte dei tifosi? Cristian, ci sembri molto ottimista, tu però ti rendi conto che vincere con in squadra gente come Greco o Bondi risulta veramente molto difficile? Cristian, ti leggo una delle dichiarazioni di Angelo Spina, uno dei tuoi futuri compagni in maglia Amaranto. Spina ha dichiarato che se tu avessi firmato con un'altra squadra del torneo ti avrebbe bruciato la macchina. Va bene, noi adesso salutiamo la Grotteria, ci colleghiamo con Salvo Messeri. Sappiamo tutti che sono iniziati i lavori di rifacimento del campo. Messeri sicuramente vorrà darci qualche nuova informazione. Messeri, buonasera. Allora, qual è lì la situazione ai campi? Messeri? Va bene, torniamo in studio. Ci scusiamo per il piccolo inconveniente tecnico, adesso vi lasciamo alle dichiarazioni di Sorrentino, prossimo probabile portiere del Palermo. Noi ci vediamo con l'inizio del torneo, questa era l'ultima puntata estiva di Tocia News. Ciao! Un saluto a tutti i bambini di Tocia Football, mi raccomando, prima studiate però, e poi dopo pensate al calcio.